Ciao a tutti ragazzi, allora ho creato una nuova gruppo di video lezioni su geriatria, sia la parte clinica che geriatria chirurgica. Geriatria clinica è chiamata semplicemente geriatria. Geriatria chirurgica ha a che vedere molto con chirurgia generale. Non ha molto senso che ci sia, però che dobbiamo fare? È una scusa anche per ripetere contemporaneamente due materie. Il punto è: tra gli argomenti di chirurgia generale ci sono degli argomenti che saranno inediti di una materia e dell'altra, quindi saranno video lezioni che cadono in due scarpe diverse, in due, diciamo, macro argomenti diversi, anche se dicono le stesse cose. Per l'ernia, perché non ci avevo pensato all'inizio, ho fatto la video lezione sull'ernia e non ho potuto aggiungere le informazioni in più che avevo da un appuntario mio, e quindi di conseguenza adesso farò la seconda parte integrando alle informazioni che ho fatto io della sintesi del manualetto di chirurgia generale sull'ernia. Ok? Bene. Dunque, ovviamente questa parte di chirurgia geriatrica, se tu non ce l'hai in programma, vedi tranquillamente chirurgia generale. Certo, puoi sempre integrare, che è un vantaggio. Allora, aggiungiamo quelle che sono le cose in più, fondamentalmente questa è diciamo, lo scopo di questa video lezione. Allora, aggiungiamo le cosiddette ernie esterne e le ernie interne. Questa è una cosa che, diciamo, nella classificazione si dà per scontato, però non è stata detta. L'ernia esterna è quando all'esterno della cavità in cui è contenuto l'organo, attraverso il locus di minor resistenza, invece l'ernia interna attraverso un orifizio canale comunque tra cavità interne. Quindi ernia esterna al di fuori di una cavità attraverso la porta erniaria, invece ernia interna in un orifizio o canale che comunica tra due comunque cavità. Per questo si dice così. Tra queste abbiamo per esempio le ernie mediastiniche, diaframmatiche e così via. Adesso, nella eziologia, vediamo un attimo, tra le cause determinanti. Allora, nell'eziologia noi dobbiamo valutare quelle che sono le cause di debolezza di parete, poi debolezza di parete, debolezza anatomica, poi debolezza, e questa in realtà è una causa, diciamo, scatenante, ecco. Quindi debolezza di parete, debolezza anatomica, debolezza acquisita da trauma, pressione endoaddominale aumentata, perfetto. Poi, per quanto riguarda le ernie, a livello anatomico distinguiamo diversi tipi di ernie. Quindi, anatomicamente abbiamo una classificazione in ernie della regione inguinale, crurale, ombelicale, linea alba. Poi abbiamo delle zone posteriori, lombare, ischiatica. Della linea alba abbiamo anche otturatorio in quelle anteriori, eh? Invece posteriormente lombare, ischiatica e muscolo piramidale. Questo è giusto una classificazione topografica. Adesso, qua si parla di anatomia. Qua si parla sempre di classificazioni varie e bla bla bla, anatomia, 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 però l'approccio all'ernia non è stato spiegato, quindi diciamo che mi trovo a dover integrare questa roba, cioè anatomia dell'ernia, sì, ma adesso l'approccio all'ernia, quindi nella diagnosi clinica. Cosa dobbiamo vedere? Fondamentalmente nella clinica dell'ernia si vede la tumefazione con le caratteristiche che è la sede, la forma, il volume, la consistenza,
se è presente la complicazione o no, se è riducibile con la taxis, poi se c'è una questione per esempio di ernia da incarceramento, per esempio, qua avremo sintomi da occlusione meccanica, quindi ileo meccanico, quindi avremo nausea, vomito e alveo chiuso, afice gas. Poi nel caso potremmo avere, nel caso di uno strozzamento, segni di peritonite. Quindi contrattura di parete addominale, quindi contrattura addominale. Adesso, dopo che abbiamo fatto sta roba, qua si parla dell'ernia inguinale, quindi possiamo andare all'anatomia dell'ernia inguinale che in realtà io l'ho fatta tutta, quindi obliquo esterno, quindi avanti abbiamo l'aponeurosi del obliquo esterno, posteriormente la fascia trasversalis, legamento inguinale inferiore, superiore, margine inferiore del muscolo obliquo interno e trasverso. Va bene, gli orifizi, le fossette inguinali, i tipi di ernia le conosciamo. Poi, nell'anatomia dell'ernia abbiamo detto che il fondo sarebbe la punta erniaria, poi c'è il corpo, il colletto, certo. Per quella che invece è la diagnosi chiaramente dell'ernia inguinale, quindi scusatemi se un attimo rimettiamo in ordine le info: anatomia, nozioni di anatomia, classificazione dell'ernia, fattori che influenzano l'ernia, clinica dell'ernia. Ok, complicanza, anatomia del canale inguinale, certo, diagnosi dell'ernia inguinale. Bene, allora nella diagnosi fondamentalmente il 95% dei casi è clinica, quindi IPA, TACSIS, tutto ciò che volete. Poi chiaramente è importante anche l'eco per una complicazione, un attacco. Poi terapia che in realtà andrà detta dopo, quindi va bene, bypassiamo. Ernia crurale, quindi anatomia del canale crurale. Ernia crurale, allora, sopra abbiamo il legamento inguinale di Poupart, in basso immagine superiore del pube coperto dal legamento di Cooper, quindi Cooper tratto iliopubico. Medialmente legamento lacunare di Gimbernat, legamento lacunare di Gimbernat, invece vena femorale, arteria femorale, vabbè, lateralmente in realtà c'è la benderella. Ilio pettineo. Ok, poi quindi fondamentalmente attraverso il canale crurale, nella parte mediale del canale crurale, quindi la pars mediana, quindi di Gimbernat, mediale, scusatemi, di Gimbernat, esce, finisce nella lacuna vasorum della vena femorale e arriva al triangolo di Scarpa. Bene, poi abbiamo questa qui che è la linea di, ricordiamo, linea di Malgagnì, che fa diagnosi differenziale con un'ernia inguinale. Ok. Dopodiché parliamo di ernie che non abbiamo mai trattato, cioè l'ernia ombelicale, perché
perché non l'abbiamo mai detta, nel bambino è congenita per una ritardata chiusura dell'anello ombelicale e non c'è rivestimento cutaneo sopra il sacco erniario, quindi questa è una diagnosi differenziale, per esempio con l'ernia ombelicale adulta, dove il sacco erniario aderisce alla cute, è irriducibile, tende a strozzarsi nell'adulto, invece nel bambino va incontro a guarigione spontanea. Quindi ernia ombelicale fatta. Adesso abbiamo il laparocele. E abbiamo finito l'integrazione completa. Laparocele. Allora, laparocele è una forma di ernia iatrogena post-operatoria. Quindi una complicanza di chirurgia laparotomica addominale con mal cicatrizzazione che comporta una porta erniaria. Di conseguenza si forma questa ernia. Questa breccia, 10% delle chirurgie addominali. Poi, nelle condizioni predisponenti, abbiamo le infezioni su ferita chirurgica, quindi infezione su ferita chirurgica, poi aumento improvviso di pressione endo-addominale, quindi vomito, tosse, sforzi. Poi abbiamo diabete, aging, obesità e sovrappeso o sovrappeso. Poi inadeguatezza nella tecnica chirurgica. Poi enterostomie e infine ferite longitudinali. Adesso il laparocele si rileva palpando la cicatrice, quindi palpi la cicatrice, rilevi l'impulso, quindi rilevi l'impulso palpando la cicatrice. E niente, poi alla fine è la medesima cosa per chirurgia riparativa e tutto. Quindi con questo si chiude, perché non vi ripeto più da capo la stessa roba che già vi ho detto, la video lezione sulle ernie. Ci vediamo per la prossima.